Presidente, registrazione e diretta in corso. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie. La commissione terza, bilancio, la commissione settima, welfare, sono convocate questa mattina per trattare il tema di una delibera di giunta al Consiglio del 21-1-2021, proposta numero 3 del 21-1-2021. Conferimento al patrimonio di Spim SPA degli immobili situati a Genova in via Porro, contrassegnati dai numeri civici 5, 6 e 11 e via Campasso ai numeri civici 39 e 41. Approvazione schema di convenzione per il programma residenziale di social housing, student housing e silver housing delle vie Porro e Campasso. Bene, ora procediamo con l'appello. Amorfini. Consigliere Amorfini. È in trasferta con la nave, Amorfini. È vero. Le presente. Grazie. Giustificato. Salone. Ariotti, presente. Avvenente. Presente, buongiorno a tutti. Buongiorno. Baroni. Presente. Bernini. Presente. Bruccoleri. Presente. Cusoni. Campanella. Buongiorno, presente. Buongiorno. Cassibba. Presente, buongiorno. Buongiorno. Ceraudo. Corso. Presente, buongiorno. Costa, buongiorno. Presente, presente. Crivello. Sì, buongiorno. Buongiorno. De Benedictis. Ferrero. Fontana. Gambino. Presente. Giordano. Buongiorno, presente. Buongiorno. Grillo. Presente. Immordino. Presente. Lauro. Lodi. Presente, presidente, buongiorno. Buongiorno. Mascia. Buongiorno, presidente Ariotti. Buongiorno. Ottonello. Buongiorno, presidente. Presente. Buongiorno. Pandolfo. Presente, buongiorno a tutti. Buongiorno. Piana. Pignone. Presente. Pirondini. Presente, buongiorno. Buongiorno. Putti. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Presente, Buongiorno. Remuzzi. buongiorno a tutti. Buongiorno. Rossetti. Presente. Rossi. Presente, buongiorno. Buongiorno. Salemi. Presente, buongiorno a tutti. Buongiorno. Santi. Presente. Terrile. Presente, buongiorno. Buongiorno. Tini. Vaccalebre. Presente, buongiorno. Buongiorno. Villa. Dall'appello risultano assenti i consiglieri Amorfini, Anzalone, Brusoni, Ceraudo, De Benedictis, Benedictis presente. presente, bene, Ferrero, Fontana, Lauro, Mascia, no, Mascia è presente, Mascia Piana, presente, sì, presidente. ho sbagliato io, mi scusi. Grazie, Anna, presidente grazie. Piana, Tini e Villa. Questi consiglieri risultano assenti all'appello. Adesso direi di iniziare i lavori della commissione. Ha
abbiamo diversi auditi collegati, la presenza ovviamente dell'assessore vice sindaco Pietro Picciocchi. Direi che lascio la parola al vice sindaco Picciocchi per una breve introduzione. Questa è stata comunque una commissione che abbiamo già affrontato diversi mesi or sono, e adesso è in procinto di concludersi con la votazione. Adesso però lasciamo la parola al vice sindaco Picciocchi per una breve introduzione, poi ascolteremo gli auditi. Presidente, grazie. Scusi, sono Ceraudo. Bene, pazienza. Bene, bene. Grazie. Grazie. Scusi, anche a lei è vice sindaco. Grazie signor Presidente, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, rapidamente, la delibera è stata un'operazione della quale abbiamo già avuto modo di discutere, perché si ricollega al progetto più ampio di rigenerazione urbana delle aree del sottoponte dopo il crollo del viadotto Polcevera. In particolare, la delibera ad oggetto il conferimento al patrimonio di SPIM dei palazzi di Via Porro e di Via del Campasso, contrassegnati Via Porro dai numeri 5 e 6 e 11 e Via Campasso i numeri civici 39 e 41, i palazzi degli sfollati, come sappiamo, oggetto dei provvedimenti che tutti ricordiamo molto bene di interdizione delle aree e di evacuazione. Sappiamo che questi palazzi, lo ricordo, erano stati acquisiti sulla base del decreto Genova al demanio dello Stato attraverso la struttura commissariale, e già il decreto prefigurava la successiva cessione a titolo gratuito al patrimonio del comune ai fini della valorizzazione. Noi abbiamo pensato, io in particolare, essendo anche l'assessore con delega a SPIM, che lo strumento migliore per raggiungere questo risultato fosse un coinvolgimento di SPIM, che ha delle competenze, delle expertise in questo ambito, sapendo anche che, se vogliamo, è una operazione questa che, stante la visibilità che ha, l'importanza del sito, ha proprio un carattere iconico, deve avere una valenza simbolica di un riscatto. E quindi abbiamo ragionato su una valorizzazione di questi immobili che potesse anzitutto usufruire dell'opportunità degli incentivi fiscali in corso, lo conosciamo molto bene, potesse consegnarci immobili completamente ristrutturati nel rispetto dei più moderni standard dell'efficientamento energetico, con delle soluzioni quanto alle destinazioni, se vogliamo, innovative, allora, sperimentali per la nostra città, che io trovo molto interessante anche rispetto a quella che è la politica dell'abitare. Si tratta di attuare un programma residenziale di social housing, di student housing e di silver housing in quei contesti. Quindi non è ERP, questo lo dico perché ricordo molto bene che all'inizio ci furono, come dire, soprattutto da parte della cittadinanza, delle sollecitazioni affinché non si facesse ERP. Io credo che in generale è assolutamente da salutare con favore qualunque operazione, senza nulla togliere all'ERP evidentemente, che cerchi di sviluppare delle forme parallele, forse diciamo più in linea con i tempi, e che sono quelle proprie del social housing, student housing, silver housing. Soprattutto quest'ultimo punto è un tema credo importante nella nostra città, in considerazione del numero di anziani, del numero di anziani soli, quindi sperimentare anche delle forme di abitare che prevedano una maggiore socialità, una maggiore esperienza di comunità, credo che questo possa essere un fatto sicuramente positivo. Tra l'altro, proprio su questo mi piace anche ricordare e ringraziare l'apporto che è stato dato dai sindacati dei pensionati che abbiamo incontrato e che proprio ci hanno estremamente incoraggiato nell'avviare soluzioni di questo tipo. La delibera porta qua l'allegato, lo schema di convenzione tra il comune e SPIM per l'attuazione di quanto dicevo.
vi faccio notare che abbiamo ritenuto di mantenere in proprietà del comune una serie di immobili, di unità immobiliari all'interno di questi palazzi che trovate nella pagina, direi, 4 della delibera e che sono fondamentalmente tutte le unità del piano terra. Questo per immaginare una destinazione di alloggi per finalità sociale che restano in carico all'amministrazione, soprattutto attività di quartiere, attività di tipo associativo che garantiscano l'aggregazione sociale e lo sviluppo di progetti utili per la rivitalizzazione del quartiere. Sappiamo bene, lo ricordiamo tutti perché tutti siamo stati coinvolti, maggioranza e opposizione, in quei drammatici momenti come la comunità di Via Porro, del Campasso, tutta quella zona abbia sviluppato delle forme di aggregazione molto interessanti che noi dobbiamo assolutamente salvaguardare, non disperdere, e quindi già ripetutamente anche dai vari comitati che si sono formati ci sono state richieste sedi, quindi crediamo che il fatto di mantenere nella proprietà civica questi piani terra fondamentalmente ci darà proprio la possibilità di salvaguardare queste esperienze e di assicurare una continuità a queste esperienze anche in una adeguata condizione di collocamento che oggi chiaramente non c'è. Questo, direi, in linea generale è il contenuto della delibera. Presidente, dovrebbe essere collegato il presidente di SPIM, il dottor Franciolini, che ringrazio, al quale le chiederei di passare la parola, potrà entrare un po' più nel dettagli circa il programma di valorizzazione. Grazie. Grazie a lei, vice sindaco. Certamente lascio ora la parola al presidente di SPIM S.P.A., dottor Franciolini. Prego. Presidente, mi scusi, Tini, sono presente, grazie. Perfetto, grazie. Grazie presidente, grazie assessore, buongiorno a tutti. In effetti, diciamo, lo schema che viene in questo momento ribadito nella convenzione di intervento da parte di SPIM è un po' la sintesi di quello che si era detto nella precedente commissione. L'intervento iniziale di valorizzazione di questi immobili sarà un intervento di efficientamento energetico per in qualche modo, in senso buono, approfittare del bonus 110 e portare ad un livello di massima efficienza energetica i 5 palazzi. 5 palazzi che poi avranno una progettazione in termini di edilizia sociale la più avanzata possibile. Noi stiamo ragionando, diciamo così, sulla nostra esperienza, quello che abbiamo fatto fino adesso, e accompagnati da delle eccellenze. Allora, l'efficientamento energetico lo metteremo in gara la manifestazione di interesse che abbiamo ricevuto su questa operazione. I player, gli operatori che interverranno saranno tutti di primo ordine, la stessa manifestazione proviene da IREN, quindi uno dei candidati a efficientare questi edifici è un'azienda come IREN, non credo che loro, che i competitors di IREN siano da meno. Quindi dalla gara che verrà pubblicata direi entro il mese di aprile capiremo chi efficienterà, no? Chi svolgerà questo lavoro di efficientamento energetico. L'altra eccellenza che stiamo cercando di coinvolgere è l'Università di Genova, la Facoltà di Architettura, con la quale abbiamo un accordo quadro e alla quale abbiamo chiesto di studiare gli spazi comuni degli edifici, perché grande importanza avrà il co-living, il co-working, il co-housing, queste parole, questi neologismi inglesi abbastanza, magari poco da usare, ma che rendono molto bene l'idea, cioè gli spazi che rimarranno di proprietà dell'ente e nei quali si svolgerà la parte più comune, più unita della socialità abitativa. La convenzione riporta i termini di accesso a questi edifici che devono essere manifestati dagli inquilini e quindi sono i requisiti tipici dell'edilizia sociale. Si tratta di categorie
che presentano un disagio, come diceva giustamente l'assessore Picciocchi, un disagio abitativo, non un disagio economico. Disagio abitativo che comunque ovviamente deve essere diciamo colmato a fronte, soddisfatto a fronte di requisiti di carattere anche patrimoniale. Quindi ci deve essere un ISEE dimostrabile non superiore al livello di nucleo familiare di 32.536 euro, requisiti di categoria, di residenza, di provenienza da paesi dell'Unione Europea o cittadinanza di paesi che non aderiscano all'Unione Europea, ma in regola con le norme vigenti dell'immigrazione. Quindi i requisiti sono abbastanza stretti. Le modalità di assegnazione saranno condivise con l'ente e il vincolo di canone moderato che con questa convenzione SPIM si impegna a sottoscrivere è temporalmente di 25 euro. Noi siamo, come dicevo, abbiamo già esperienze precedenti. In realtà tutto il patrimonio di SPIM è a canone moderato e quindi l'inquilino, se rispetta i requisiti richiesti, rimane inquilino di SPIM fino a che non perde i requisiti. Solo in quel momento lì SPIM può vendere. Quindi ha già di per sé un'impostazione di edilizia sociale. Poi abbiamo degli esperimenti abbastanza, direi, consistenti di vera e propria edilizia sociale già fatti con Regione Liguria per 124 unità abitative e quelli poi ereditati dall'operazione di Rigenova che poi SPIM ha fuso, quindi Virgo Potens, Minoretti, altre zone di Genova dove abbiamo queste unità abitative destinate e utilizzate come edilizia sociale. Quindi, come dicevo, da un lato esperienza, quella che abbiamo fatto fino adesso, e dall'altra eccellenze con le quali cerchiamo di accompagnare questa iniziativa. Verrà presentato definitivamente, qua chiedo conferma all'assessore Picciocchi, entro la fine di questo mese l'operazione, ma la gara partirà entro la gara per l'efficientamento energetico entro il mese di aprile. Abbiamo tempi stretti nonostante la proroga sul super bonus, ma che cercheremo di rispettare, quindi il 60% dell'efficientamento energetico dovrà essere compiuto entro quest'anno e quindi dobbiamo correre. Sono chiaramente a disposizione per qualsiasi domanda. Grazie per il suo intervento. Possiamo passare agli interventi degli altri auditi presenti. Se qualcuno vuole intervenire, dottor Franco Ravera, prego. Buongiorno, mi sentite? Ciao. La sento bene, prego. Buongiorno, sono Paolo Tosa, il nuovo presidente dell'associazione Quelli del Ponte Morandi. Ci siamo collegati stamattina con l'amico Ravera così per lasciare poi a lui la parola, nel senso che ha seguito, diciamo, ormai da quasi un anno questa evoluzione che riguarda la delibera in oggetto, e mi sembrava più pertinente che continuasse lui, diciamo, le osservazioni e i suggerimenti da proporre. Io mi ero collegato anche per una sorta di presentazione a lei presidente, all'assessore e a tutti i consiglieri. Perciò lascerei la parola a Ravera. Grazie. Grazie a lei. Prego, signor Ravera. Vale la parola. Grazie. Innanzitutto saluto i consiglieri, i dipendenti comunali e gli altri auditi. Introdotto dal nuovo presidente dell'associazione, che insieme a noi, insieme a me, insieme agli altri associati ha un po' analizzato un po' il percorso che ha portato a questa delibera. E i sentimenti sono veramente contrastanti, perché io vorrei leggere alcuni passaggi della delibera, ma anche del verbale, che dire sono, posso dire, esemplificativi di un
di un inizio che era con la gran cassa. Innanzitutto la delibera 52 proprio esplicitava le categorie e in qualche misura sottolineava i giovani, studentato, e gli anziani, server house. Il verbale, io cito l'assessore Picciocchi perché ha dato un intervento di, secondo me, di alto profilo. Stiamo ragionando di tre possibilità: studentato, social housing, silver housing, quindi parliamo di abitazione a mettere a disposizione degli anziani con servizi comuni. Abbiamo in mente qualcosa di assolutamente innovativo, qualcosa di bello che possa dare lusso al quartiere. Io ricordo che parliamo di un contesto che è un quartiere, come posso dire, è il punto dove è caduta una bomba. È accaduto un fatto che oltre 43 vittime ha causato, vuol dire, disagi abitativi, disagi nel vivere, situazioni, vuol dire, pesanti per un quartiere. Quindi questi, come dire, questi commenti, questa delibera da 52, in qualche misura doveva essere, secondo me, vuol dire, era il viatico per una cosa veramente bella, innovativa. Io ho letto la proposta della delibera e mi ha un po' rincuorato l'intervento del dottor Franciolini adesso, però io tutta sullo scritto, sulla convenzione, io non vedo questa cosa qua. Io vedo, come dire, l'elemosina per alcuni versi data da un uomo ricco al mendicante che chiede l'elemosina. Parliamo di tre alloggi su 129 date per finalità di quartiere, senza nessun criterio se non quello di attività a uso associativo, attività a uso di quartiere, ma senza specificare nulla, senza neanche profilare un percorso di progettazione partecipata, perché io già vi dico già, la mia associazione non si candida per avere un posto. Noi abbiamo sempre detto e combattuto perché ci siano dei servizi polivalenti a livello di quartiere. La sede di un'associazione può stare all'interno di spazi polivalenti, ma perché no? L'importante è che quel locale lì sia funzionale almeno 10 ore al giorno per 6 giorni alla settimana. Non so fino a che punto la sede di un'associazione risponde a questa cosa qua. Io guardo la convenzione, non c'è scritto quello che ha detto adesso il dottor Franciolini. Forse si capisce nelle righe, ma non c'è scritto. C'è scritto che sostanzialmente SPIM prende in proprietà, SPIM ha l'obbligo di mantenere un vincolo per 25 anni, ma SPIM può anche vendere domani questi immobili mantenendo il vincolo. E decorsi 25 anni, queste sono abitazioni che stanno sul mercato. Non traspare se non la volontà di fare studentato, parla genericamente di una situazione patrimoniale, dà la possibilità, dice in estremi, se c'è un bando, a studenti di poter accedere nelle abitazioni, ma non c'è un percorso, come ha detto adesso il dottor Franciolini. Mi farebbe piacere veramente che venisse messo sulla carta, per definire quali sono i palazzi che hanno un'indicazione d'uso specifica. Io poi mi sono un po' dilettato a guardare, come dire, la letteratura sullo studentato e sul silver house. Sono situazioni che sono caratterizzate da una forte incidenza sugli spazi abitativi. Non possiamo immaginare le case di 80, 100, 130 metri quadrati di apporro destinate a un unico anziano. Pensiamo ad alloggi di metratura diversa, la letteratura dice, molto più piccoli, dove accanto alla dimensione dell'alloggio ci sono forti spazi comuni. Questo vale sia per l'anziano che per il giovane. C'è una situazione che, ripeto, sulla carta non vedo.
vedo e leggo, come dire, un grande spirito. Io ricordo il sindaco che sulla indicazione studentato giustamente l'ha data come restituzione al quartiere. Oggi, ripeto, sulla carta non vedo questo. Vedo un intervento immobiliare normalissimo, che però se noi lo decontestualizziamo da Via Porro poteva essere realizzato a Marassi, a Pelli, da un'altra parte. Via Porro ha un'incidenza che deve essere tenuta conto, che è quella di una zona cratere, di una zona che ha avuto dei danni, che li sta ancora subendo in alcune persone, e che è una zona che era ed è una zona di cornice, di cerniera tra Rivarolo, Certosa e San Pier d'Arena. Lì bisogna realizzare strutture vive che portino un valore aggiunto a un quartiere e che lo restituiscano. Io poi non entro in merito alla valutazione economica del bene, perché noi dobbiamo anche ragionare su un bene che progressivamente sarà rivalutato, perché ragioniamo di un bene che è all'interno di una zona dove tutto lascia presagire e tra qualche anno ci sarà un parco. Quindi dovremmo pensare anche che questo conferimento darà un valore aggiunto che io, come ex abitante di quella zona, innamorato di quella zona, vorrei che in qualche misura venisse già preventivato come restituzione in parte a quel territorio lì. Io ricordo un'altra cosa, perché in qualche misura l'ho seguita. Una decina di anni fa il Comune di Genova ha venduto uno scheletro in Via Fermi, proprio uno scheletro, a una cooperativa di abitazione per fare alloggi ad affitto calmierato. Credo per 30-35 appartamenti, il valore stimato dell'immobile era 1 milione di euro. E il comune ha chiesto in cambio del milione alloggi, ne ha ricevuti 3, di cui uno di 150 metri quadrati con un terrazzo altrettanto di pari superficie, tutti con efficientamento energetico. Oggi questa proporzione, se dovessi usare quel metro lì, non la vedo, ripeto, in questa zona qua. E me ne dispiace. Noi vorremmo comunque, qualora non dovesse cambiare questa impostazione, lavorare anche sui 3 alloggi. Proveremo anche su questo, ci fosse una progettazione partecipata, considerando quegli immobili lì un inizio per, insieme al parco, insieme alla palestra, in un tutt'uno. Io ricordo che già nel verbale precedente c'era un impegno a ridiscutere o comunque a illustrare tutte le iniziative in quella zona lì. Oggi io sono un audito, ma non mi pare che sono stati momenti di approfondimento a 360 gradi su quella zona lì. E me ne dispiace, perché è una zona che in prospettiva sarà rivalutata, è una zona dove arriverà un treno con una stazione, dire, il limitrofa, è una zona dove ha bisogno di servizi. Ecco, io questo auspico, che la convenzione dica qualcosa di più e che prenda lo spirito originario della delibera 52 e ricordi soprattutto che lì siamo in una zona che deve essere fortemente valutata proprio per questo senso di sociale che va restituito. Vi ringrazio. Bene, procediamo con gli altri interventi. Non vedo nessuno prenotato nella chat. Chiedo a tutti, comunque chi si vuole intervenire, di prenotarsi nella chat. Ad ogni modo, Ariotti, le avrei lasciato la parola appunto ai sindacati della casa. Vedo che si è prenotato con la mano nel video il signor Salvetti, a cui lascio la parola. Prego, Presidente, sono Grillo, mi prenota poi? Certamente, consigliere Grillo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Ho sentito con interesse l'intervento dell'amico Franco Tavera, quindi molto puntuale e, diciamo, preciso.
proprio perché quindi c'è bisogno di una grande rinascita, una rinascita che deve creare quindi una connettività con la città e un tessuto sociale, anche perché molte città quindi negli anni sono state quindi private, diciamo, di questo. Questa è una diciamo necessità su molti aspetti, come noi ci stiamo puntando sulla riqualificazione dei quartieri collinari costruiti con l'emergenza dagli anni 70 in poi, quindi senza un urbanistico, senza una previsione di connessione quindi a pieni polmoni con la città, con servizi diciamo adeguati e quindi una vera vivibilità di questi quartieri. Quindi sono momenti importantissimi questi, anche perché saranno allocati anche a livello nazionale, quindi vari finanziamenti già previsti nei vari piani nazionali con Recovery Fund, quindi c'è un'opportunità che va vista, come si diceva, come rimarcava Franco, ma come abbiamo già visto anche per la rinascita del quartiere Diamante, una vera partecipazione dei cittadini, quindi dall'esperienza mutuata dei contratti di quartiere, quindi una vera partecipazione e quindi non solo diciamo a spot. Se vogliamo evitare che effettivamente non diventino solo piani diciamo di interventi immobiliari poi sconnessi, sì, con qualche spruzzata di prezzemolo di qualcosa di sociale, ma non in questo obiettivo. Io già nella precedente riunione avevo rimarcato quindi la necessità che proprio la necessità di rivedere quindi anche un inserimento di edilizia in questo intervento anche di edilizia ERP. Quindi mi meraviglio che io non so se effettivamente come dalle indagini ci sia stata una ribellione, quindi incomprensibile. Quindi un tessuto sociale si diciamo costruisce nell'insieme, quindi mettendo insieme tutte le realtà socio-economiche, quindi non emarginalità, perché l'emarginazione ha portato periferie, voi avete visto anche le periferie cosa comportano in termini poi diciamo di abbandono e soprattutto quindi di problemi sociali enormi. Quindi il mio auspicio sarebbe stato proprio quello di inserire dentro questi 129 appartamenti una quota di ERP, quindi proprio per la ragione che abbiamo detto, contrariamente al passato, non quindi andiamo a individuare interi quartieri per questo tipo di edilizia, ma spalmiamoli su tutto il territorio per creare proprio una rete sociale. Ecco, questo è il mio rammarico, che questo non sia stato colto. Questo, quindi ormai la cosa mi sembra fatta, io rimarco sempre, quindi ormai i dati li conosciamo, noi abbiamo un gap di edilizia ERP, sì, cari signori. Ora, bene, l'abbattimento della diga di Begato doveva essere fatta, è stata fatta e ci sarà un piano, quindi, come dicevo prima, ed è in corso, in itinere, quindi riqualificazione a tutto campo di tutta quella realtà. Però ci sono 400 rotti appartamenti in meno. Noi quindi a questo punto abbiamo un decremento ulteriore di alloggi ERP. Quindi il dato va sempre rimarcato. Noi abbiamo un'edilizia che è il 2,5% dell'intero patrimonio, di a fronte di fabbisogni che dalla recessione del 2010 alla pandemia attuale a come ne usciremo, quindi con realtà diciamo sul piano economico veramente molto molto disagiate, quindi con precarietà di lavori che non consentono, voi sapete la precarietà non consentono neanche di prendere una casa in affitto normale a canone concordato, perché se non garantisci quindi con un lavoro sicuro nessuno ti dà più una casa, quindi da questo punto di vista neanche, chiaramente impensabile, quindi all'accesso all'acquisto di un'abitazione. Quindi noi abbiamo un gap enorme di fabbisogno a questo punto di vista, quindi c'è la necessità di vedere dove ci sono tutti i piani di riconversione, perché abbiamo già un territorio martoriato, quindi ne siamo coscienti. E quindi c'è la necessità in tutti i piani dove si può riconvertire, la necessità di inserire ERP, quindi proprio per, anche perché non ci sono più quei grandi spazi per fare questo, ma anche perché, lo dicevo, e siamo coscienti che non è più possibile fare quartieri quindi dedicati solo quindi a un tipo di tipologia. E quindi questo sarebbe stato un segnale, un'occasione da dare, quindi di inserire dentro alloggi ERP.
così come dobbiamo farlo, quindi il gap è enorme, quindi noi abbiamo questa necessità di recuperare, quindi al di là poi di recuperare il patrimonio costruito malamente dagli anni 70 in poi, che necessita grandi interventi. Quindi io ribadisco questo rammarico, sarebbe stata una grossa opportunità, quindi non penso che ci si possa tornare indietro. Non, ecco, rimarco sull'ultima cosa rispetto a quello che diceva anche Franco. Io avrei preferito magari che questo tipo di tipologia di intervento, anche housing, fosse allocazione permanente, quindi destinando, diciamo, questo patrimonio permanentemente, quindi a questo tipo di tipologia di bisogno, quindi, senza poi disfarsene e venderla, diciamo, sul mercato. L'accesso a questa edilizia è anche abbastanza interessante. Chi ha 32.000 euro di reddito, significa, voi sapete che noi abbiamo sempre fatto una soglia di sopportabilità dell'affitto in base al reddito, diciamo, imponibile, rispetto alla possibilità di pagare un affitto del 30%. Ora, chi ha 32.000 euro di reddito ha circa 900 euro da pagarsi, diciamo, d'affitto, quando noi abbiamo persone con 1.000 euro e sotto al mese che non hanno nessuna necessità. Chiudo qui e spero che invece i progetti futuri, quel poco che ci sarà, si tenga conto di questo. Quindi noi lavoriamo strettamente con l'assessore Picciocchi, quindi un rapporto, diciamo, quotidiano con l'amministrazione comunale. E quindi il lavoro dovrebbe essere in questa direzione. Grazie. Grazie signor Salvetti per il suo intervento. Chiedo se ci sono altri interventi da parte dei sindacati della casa. Se no, procediamo con gli interventi delle persone prenotate. Io ho parlato anche a nome degli altri colleghi del SUNIA e dell'UNIAT. Perfetto, benissimo, grazie. Allora lascio la parola al presidente del municipio del Centro Ovest, Colnaghi. Prego. Buongiorno a tutti, grazie presidente. Io sposo in toto le parole dell'amico Ravera e delle associazioni che abbiamo comunque incontrato in questi giorni. Auspico un percorso maggiormente partecipato per quella che sarà la destinazione e per progettare quella che sarà l'area. Nel nostro piccolo, per quanto riguarda la palestrina di Via Porro, quella, diciamo, che sta ristrutturando ferrovie, abbiamo già iniziato numerosi incontri e abbiamo incontrato più volte tutti i comitati dell'area del ponte, l'area del Campasso, l'area di Via Porro. Credo che sarebbe opportuno da parte del comune fare altrettanto per quanto riguarda queste aree, sicuramente con particolare attenzione ai servizi della zona, altrimenti per evitare che questo diventi un altro quartiere dormitorio distaccato completamente dal resto del tessuto del quartiere e della zona, come purtroppo sta succedendo in molte altre zone della delegazione e penso anche della città. Poi volevo fare solo una piccola domanda, perché so che alcuni comitati non saranno d'accordo con questa richiesta e lo capisco, però volevo chiedere, in quanto io rappresento tutta la cittadinanza, se siccome ho ricevuto alcune richieste da parte di residenti di Via Porro, appunto, di poter rientrare pagando ovviamente quello che è il costo dell'abitazione, di poter rientrare, di avere una specie di prelazione per poter rientrare all'interno dei loro ex appartamenti. Quindi volevo chiedere se all'interno di questo percorso si poteva prevedere anche questa opzione. Io ho 7 richieste, che peraltro sono solo una minima parte di quello che poi saranno tutti gli alloggi che verranno recuperati. Questa è una domanda che faccio a voi
e vi chiedo se invece è già la destinazione è già questa, riferirò a chi abitava da quelle parti. Grazie a tutti. Grazie Presidente Colnaghi. Chiedo se ci sono altri interventi da parte degli auditi, altrimenti possiamo procedere con gli interventi da parte dei consiglieri prenotati. Non so se il Vice Sindaco intende magari intervenire prima degli interventi dei consiglieri, altrimenti faccio intervenire successivamente. Naturalmente ho delle considerazioni da fare, ma preferisco aspettare gli interventi dei consiglieri. Grazie. Perfetto, grazie. Allora procediamo. Primo consigliere che si è prenotato, la consigliera Lodi, a cui lascio la parola. Prego. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Mi sentite? Io la sento bene. Buongiorno. Vabbè, allora, intanto sono molto interessata a questo argomento su due fronti. Uno, rispetto un po' anche a tutte le questioni che appunto ha posto il comitato e a cui appunto credo poi debba dare risposta l'assessore, vice sindaco. Credo che quella zona, e lo ritengo in maniera complessiva, non sta dimostrando, soprattutto dal punto di vista della riqualificazione complessiva del Parco della Memoria, del Parco sotto il Ponte, cioè francamente ho già avuto modo di anche esprimermi con l'assessore Cenci, non si ha l'idea né di una ricostruzione di una vera memoria intesa come una ricostruzione di, come dire, spazi e luoghi che davvero si armonizzano con quello che è stata una grandissima disgrazia, ma che in qualche modo danno dei segnali di speranza. E cerco di farmi capire, cioè quando si va a intervenire in una zona di questo tipo è ovvio che la situazione mette in evidenza la drammaticità anche del luogo, no? Cioè andare a lavorare e a progettare sul luogo dove sono morte così tante persone, è chiaro che crea davvero una grossa fatica, no? Però la sensazione che si ha è appunto quella che in qualche modo, non c'è un filo rosso che lega gli interventi in maniera da dare il senso di volere in qualche modo rilanciare questo messaggio di speranza, no? Cioè sono tutti interventi molto molto parziali, anche il master plan rispetto al parco sotto il ponte dimostra quanto poi tra il dire e il fare c'è di mezzo l'oceano, cioè una cosa pazzesca rispetto a un quantitativo di risorse pazzesco che non ci sono e ad una raccolta parcellizzata di risorse piano piano che dovrebbero far fare dei piccoli passi avanti. Penso che quella zona, ma anche la Valpolcevera, ma anche la città, meriti qualcosa di più in termini di prospettive, anche perché davvero la zona della Valpolcevera è di confine con il municipio centro-ovest, quindi come dire sono due zone che si confinano e si abbracciano in qualche modo, ha necessità di pensare a degli interventi molto più strutturati, soprattutto in un'area in cui sappiamo sarà un ulteriore cantiere rispetto, speriamo, a breve al prolungamento della metropolitana. Quindi ripensare e vedere, e anche rispetto a questa esperienza di social housing, quello che il quartiere può trarre da questa operazione, credo che sia importantissimo. E, sul tema del social housing vorrei rilanciare un po' questa cosa. Nel bilancio è stato approvato un ordine del giorno che avevamo proposto appunto come Partito Democratico sul tema proprio specifico del social housing. Perché? Perché è qualcosa sicuramente di più rispetto a quello che, e qui parlo anche da operatore sociale, a volte ci si immagina. Perché il social housing ha due potenzialità. Sicuramente quella di provare a dare possibilità di locazioni in un momento in cui sappiamo che l'emergenza casa è enorme, a canoni concordati, e questo è sicuramente uno degli aspetti. Ma l'altro aspetto è quello di affrontare alcuni temi molto complessi come la solitudine che attraversa mondi di fragilità, che non è solo l'utente anziano, ma la persona con disabilità mentale, la persona anche separata che si ritrova ad affrontare situazioni economiche molto difficili. Cioè abbiamo delle nuove povertà o abbiamo veramente delle situazioni dirompenti. E
Qui purtroppo rispetto alla normativa regionale abbiamo dei problemi. Credo che il comune abbia anche un limite rispetto alla normativa, rispetto anche alla sua attività legata a una normativa regionale molto monca, perché noi abbiamo la legge 38 del 2007 che prevede all'articolo 11 con successive modifiche una proiezione a quello che potrebbe essere il social housing, ma intanto dal 2007 ad oggi il mondo è cambiato, il social housing è cresciuto molto in alcune regioni che hanno dato dignità allo strumento e che potrebbe essere risorsa molto importante invece per il comune in un'ottica quasi più non solo di abitare ma anche in un'ottica di sociale e welfare, perché la possibilità di ridurre la spesa pubblica in termini davvero di riduzione del carico, dell'istituzionalizzazione che va a colpire di nuovo trasversalmente categorie che vanno davvero dai minori alla disabilità mentale e agli anziani. Quindi paradossalmente con il social housing si riesce addirittura a fare dei risparmi di spesa sociale. Nel contempo si lavora su una qualità di vita e su una concezione di comunità molto diversa. Mi pare di aver capito, io non ho avuto modo di leggere attentamente tutta la parte della delibera, sono andata a cercare alcuni aspetti, ma la leggerò con attenzione, ma mi pare che sia stato illustrato che se vengano previsti appunto spazi comuni e quindi comunque in qualche modo interpretare quello che è l'essenza o la natura del social housing, però proprio per dare anche un ritorno alla comunità e alla comunità diciamo che ha vissuto questa tragedia vicino a questa riqualificazione, credo che in qualche modo bisogna intanto fare un coordinamento e anche con altri assessorati per capire quale potrebbe essere davvero un progetto sociale diffuso che non sia solo dare degli spazi ma a tradurre gli spazi in qualcosa che sia una proposta. E mi spiego anche qua, perché a volte chi fa il lavoro, io capisco che qui ovviamente ci sono coloro che fanno il lavoro legato alla gestione degli spazi e all'assegnazione degli spazi, però mi dispiace dirlo, torno a dirlo, la mancanza di un assessore ai servizi sociali e un approccio anche di welfare su questo tema sociale diffuso manca e si sente, è essenziale, perché dovrebbe essere esattamente il processo diverso. Il social housing prevede proprio questo, cioè si identifica qual è un problema di quella, diciamo, un bisogno della città, un bisogno anche di quella zona lì. In merito al bisogno, proprio nell'ottica del social housing, si costruisce un progetto urbano. Allora, mi pare che questa cosa sia monca, nel senso che esiste da parte dell'assessorato, dell'assessore Picciocchi, da SPIN, questa idea quindi di utilizzare e trasformare spazi, ma manca quella parte che però questo, diciamo, chi ho menzionato prima non può sopperire, che è quello invece che ha rilevato il bisogno e ha interpretato, ha ascoltato e ha tradotto, ascoltando in maniera diffusa anche le organizzazioni sindacali, certo, ma che hanno lavorato molto in questi anni, direi tanti anni su questo, trovando anche dei muri a livello nazionale come a livello regionale su questo tema, perché lo si semplifica molto, però forse ci sarebbe meno, come dire, scontentezza rispetto alla risposta poi che è stata data nell'utilizzo degli spazi. Quindi io non so se è collegato il consigliere delegato Baroni, però credo che su questa progettazione forse davvero ci possa essere una sorta anche di maggior approfondimento su quello che è la tematica sociale. E mentre qui invito l'assessore Picciocchi a farsi tramite, come è stato, come dire, approvato rispetto all'ordine del giorno, rispetto alla regione su questo tema, perché credo che la mancanza di una normativa regionale ad hoc, moderna, avanzata su questo strumento, che sarebbe tanta manna per il comune, perché anche guardate sul tema dei finanziamenti, la regione sicuramente in sensi di questo articolo ha stanziato dei soldi per fare questo tipo di riqualificazione, bene, però il social housing prevede addirittura che ci possano essere degli investimenti maggiori con delle aperture attraverso manifestazioni di interesse, bandi di gara eccetera, che possono coinvolgere realtà sociali anche con progettualità molto avanzate. Io mi ricordo che c'era stato un tentativo della Media Bisagno
sulla Doria, che mi pare fosse una proposta trasversale tra la giunta precedente e questa, che poi è un po' decaduta perché mancavano davvero gli strumenti legislativi ad hoc che potevano supportare questo tipo di operazione, che era proprio creare una cittadella, tutto sommato, di appartamenti che potevano essere vissuti da anziani con persone in terza età, ancora con delle capacità di autonomia non del tutto residue, che però avevano bisogno di essere accompagnati in una sorta di diciamo mantenimento della propria autonomia. Quindi oltre al fatto di richiamare davvero e capire, magari poi ci sono stati questi confronti, a me sono sfuggiti, però un po' più per capire se davvero ci sia stata un'interpretazione del bisogno rilevato dal punto di vista più, non dico tanto abitativo, ma anche di risposta sociale ad una situazione che è di forte sofferenza, ma anche di forte trasformazione se fatta bene. E nel contempo però, ecco, approfittavo per dire che è necessario portare anche avanti quello che è partito dal bilancio, cioè questa sensibilizzazione verso la regione, affinché una normativa parta, una normativa moderna che permetta anche davvero, in un momento di paradossalmente mancanza di risorse e aumento incredibile della necessità, parliamo di 3.500 a Genova persone sfrattate, se non ci sarà una proroga a giugno, quindi è un problema annoso, però il social housing potrebbe mettere in pista anche risorse private che potrebbero trovare modo di trasformarsi in proposte, perché non è detto che tutto debba essere anche gratuito, ma appunto con canoni concordati, sostenibile, che però abbia un'armonizzazione, abbia anche un controllo, diciamo, pubblico rispetto a quello che deve essere invece un bisogno che il pubblico stesso in qualche modo recepisce e a cui cerca di dare delle risposte. Grazie. Grazie consigliera Lodi. La parola al consigliere Grillo. Mi sente, Presidente? Forte e chiaro, prego. Molto bene. Intanto desidero ringraziare sentitamente gli auditi ed in modo particolare il signor Rabera, che ha presieduto il comitato da un decennio a questa parte, evidenziato per quanto riguardava la zona sottostante il ponte molte criticità, di cui anche il Consiglio Comunale era informato. La ringrazio, Rabera, per il suo notevole impegno, al quale probabilmente non è corrisposto analoghi provvedimenti da parte del Consiglio Comunale. Secondo, io ringrazio il vice sindaco Picciocchi, perché, colleghi, se abbiamo o avete letto la relazione e soprattutto quanto è previsto al punto 3 del dispositivo, è specificato che si ritiene opportuno mantenere nel patrimonio del Comune di Genova alcune unità immobiliari per consentire il soddisfacimento dell'esigenza della pubblica amministrazione per finalità sociali, attività di quartiere o di tipo associativo. Vedete, colleghi, questo impegno previsto nella delibera, queste questioni erano già state poste nel corso del Consiglio Comunale del 24 settembre 2020 e che la Giunta con l'odierna delibera intende mantenere. Allora erano soltanto ipotesi previsionali. Oggi è sancito il principio che ovviamente le esigenze del quartiere associativo o di servizi di pubblica utilità, molti dei fondi di questi locali siano destinati per queste attività. E quindi
Per quanto riguarda poi le procedure da attivare, il tipo di insediamenti ovviamente da destinare, io ritengo che sia opportuno poi, assessore, vice sindaco, un'audizione dei due municipi, Valpolcevera, Centro-Ovest e le associazioni che si sono battute in questi anni per rendere questi locali e la loro destinazione d'uso in termini partecipati. Vice sindaco, mi permetto ancora di fare tre richieste per un eventuale aggiornamento della commissione. Primo, ovviamente, modalità e tempi in cui sarà realizzato il programmato parco sotto il ponte. Secondo, la destinazione d'uso del gasometro, di cui molto si è parlato. Terzo, notizie che non ci sono state più fornite da quando ovviamente avevamo sollevato il problema dopo la caduta del ponte, la destinazione d'uso del milione, un milione sottoscritto da Garrone per quanto riguarda le problematiche del ponte. Ecco, io ritengo che soprattutto su queste tre questioni ed altre eventualmente evidenziate dai colleghi che interverranno sia poi opportuna una ulteriore riunione di commissione per capire modalità, tempi, risorse finanziarie occorrenti per affrontare le tre questioni che io ho posto, ma che altre eventualmente possono essere suggerite dai colleghi della commissione consigliare. Grazie. Grazie consigliere Grillo. La parola adesso al consigliere Bernini, prego. Grazie presidente. Per un attimo mi è sembrato di tornare indietro nel tempo, perché mi spiego, io era Vera, ai noi, più di 40 anni fa, frequentavamo lo stesso istituto superiore collocato a poco più di 100 metri dal ponte. Quindi abbiamo potuto vedere, poi lui ha continuato a vivere in quelle zone, com'era 40 anni fa quel quartiere, ma soprattutto abbiamo avuto esperienze comuni di gestione della vita della scuola che era lì collocata. Premesso, io ero naturalmente un comunista trinariciuto, Ravera apparteneva all'organizzazione degli studenti, Ravera che lo sono ancora, Ravera apparteneva all'organizzazione cattolica degli studenti. Abbiamo dovuto affrontare la questione dell'autogestione delle attività didattiche sperimentali che andava di moda allora in quegli anni nelle scuole superiori, e a quel punto queste differenze non c'erano più, nel senso che l'atteggiamento che abbiamo avuto è: ma vediamo qual è il bisogno degli studenti, vediamo qual è il rapporto che possiamo instaurare col quartiere, vediamo come possiamo fare a rendere possibili dei percorsi di accrescimento culturale, ma anche di autogestione di questo accrescimento, un po' di progettazione partecipata tra gli studenti in collaborazione con una parte degli insegnanti disponibili. Io, sentendo Ravera, sono tornato indietro a quei tempi, cioè il modo in cui si sarebbe dovuto affrontare, secondo me, questa grande opportunità che da una disgrazia esce fuori, con delle risorse anche disponibili in termini di denari che possono essere collocati lì, è diverso da quello che ho sentito. Ora, io ho tutta la stima del vice sindaco Picciocchi, lo sa, che lavora con alacrità e con coscienza, così come conosco Stefano Franciolini, però io l'ho vista un po' una cosa, come dire, piuttosto fredda, legata a schemi che vanno bene, ma devono essere poi di fatto confrontati con la realtà. Mi sarei aspettato una cosa più, come dire, partecipata da parte degli abitanti,
da parte dei comitati, che tra l'altro sono costituiti da persone che hanno mostrato di avere una grande capacità di analisi del territorio e anche dei bisogni di quel territorio, e confrontata anche con quelli che sono i temi caldi di quella zona, perché non è che possiamo guardare soltanto al microcosmo Via Porro e all'area a cui facciamo riferimento, ma è collocato in un ambito che ha bisogno di recuperare, come dire, delle connessioni sociali, delle connessioni culturali che, come dicevo, esistevano 40 anni fa, ma si possono ricreare proprio se si ha una politica di carattere sociale, di carattere urbanistico, di carattere insediativo, comunque che tiene in considerazione questa roba. Lì c'è una storia di bisogni espressi da quel territorio che mi pare di capire non sono ancora stati affrontati. Quell'area ha dei problemi idraulici legati ai lavori fatti per la realizzazione della strada via per l'Asca, ha di fronte comunque il parco merci del Campasso che dovrà servire il porto di Genova, se un giorno si riuscirà a farlo, visto il ritardo che si è dovuto accumulare con la scelta, ahimè, scellerata di infilare un pilone del ponte proprio in mezzo al parco. C'è un problema di convivenza con la possibile rumorosità di quel parco con l'abitazione, c'è un problema di riqualificazione del Campasso che era già stato discusso anche in forme partecipate. O ci sono questi percorsi dietro, cioè con la partecipazione di diversi assessori, peraltro, perché è evidente che se uno fa un'operazione di questo tipo senza connetterla attraverso un lavoro fatto dall'ufficio dell'urbanistica con tutto il tessuto circostante, corre il rischio di fare appunto il ghettino lì, che però non dialoga con il resto del tessuto sociale, che invece ha bisogno del dialogo, che avrebbe bisogno di questa opportunità per creare un miglioramento di cui insomma tutti gli abitanti hanno sempre espresso il bisogno. Quindi una lettura così insomma fredda e sterile mi lascia insoddisfatto. Avrei voluto che ci fosse, ecco, chiara la scelta di fare un qualche cosa integrato per quanto riguarda le diverse competenze dell'amministrazione comunale, capace di affrontare la pianificazione dei servizi su quel territorio, che, come dicevo, è un territorio che va al di là del confine dell'intervento di cui si parla oggi e che ha bisogno fortemente di un intervento integrato, guardando quindi ai bisogni sociali, alla tipologia dei servizi, cioè cercando di fare quella progettazione che in passato era difficile fare per la carenza di risorse e che oggi, visto che tra il recovery, tra i soldi del ponte, tra le opportunità, forse potrebbe avere anche le risorse finanziarie necessarie per fare una scelta davvero che si sia condivisa, partecipata, sentita e che ricrei una comunità come quella che io ero abituato a conoscere, ahimè, tanti anni fa. Ora non voglio fare il vecchietto, ma dato che con le nuove relazioni che si possono instaurare, anche con le nuove strumentazioni, forse è possibile creare quella comunità adeguata ai tempi nostri, ecco, perdere l'occasione mi sembra proprio una cosa che bisogna evitare. Perfetto, grazie consigliere Bernini. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Prima di lasciare la parola alle risposte del vice sindaco, permetto anche io di fare l'appunto su questo tema. A mio avviso è fondamentale operazioni come queste per venire incontro alle esigenze basilari della popolazione, soprattutto per le fasce più deboli e difficoltà economica. Quindi non solo per l'edilizia popolare, ma c'è tutta una serie di nuclei familiari che per un motivo o per l'altro non hanno potuto accedere ai bandi di edilizia popolare. Quindi silver housing, social housing, student housing comunque possono anche essere visti non solo come soluzione sociale, ma anche come un valore aggiunto, soprattutto per la popolazione, il territorio e per le persone che hanno necessità appunto di un'esigenza basilare, così
come la casa. Poi ricordiamo che in questi anni sono stati recuperati diversi alloggi di edilizia popolare, sono stati dati a disposizione appunto delle persone nella graduatoria ERP. Comunque, benvengano questi percorsi anche condivisi, ricordo che sono state fatte delle commissioni in passato proprio su questo tema odierno, e quindi io sono favorevole a questo obiettivo, al raggiungimento di questo obiettivo che va incontro a delle esigenze importanti quali la casa. Bene, lascerei adesso la parola al vice sindaco Picciocchi e poi ai uditi se intendono rispondere. Prego, vice sindaco. Grazie signora Presidente, ho ascoltato con estremo interesse le osservazioni anche critiche, bene accette, anche perché evidentemente ne deduco che abbiamo sbagliato qualcosa, forse nella comunicazione. Però mi sento di rassicurare gli auditi e i consiglieri comunali che ciò che in animo l'amministrazione ha di realizzare coincide perfettamente sulla loro visione, con la loro visione. Intanto vorrei fugare ogni dubbio perché questa non è un'operazione speculativa di carattere immobiliare. Ricordo che SPIM non è un soggetto estraneo al Comune di Genova, perché SPIM è il Comune di Genova, è il veicolo attraverso cui il Comune di Genova effettua le operazioni di valorizzazione del proprio patrimonio. Quindi il fatto che abbiamo ritenuto di mantenere nella civica proprietà alcuni locali per poterli gestire direttamente, per poterli mettere a servizio del quartiere, risponde ad un'esigenza di semplificazione dei processi, ma nulla impedisce che se un domani emergesse una domanda o un fabbisogno di questi locali maggiormente significativo, si possa ragionare con SPIM, dettare a SPIM le direttive. È una società in direzione e coordinamento, quindi fa quello che dice il Comune di Genova, in poche parole, perché ci possa essere anche un ampliamento di questa offerta. Quindi il fatto di procedere a questa operazione attraverso SPIM è quanto meglio di ogni altra cosa garantisce il mantenimento di una fortissima regia pubblica in questa operazione. Quindi sgomberiamo il campo da questi dubbi, dopodiché francamente leggendo la convenzione io noto che sono molteplici i vincoli di carattere pubblicistico che sono stati apposti nella gestione di questi alloggi, che hanno chiaramente una vocazione sociale e che a seconda poi di quelle che saranno le esigenze e le opportunità potranno essere destinati ora a social housing, ora a silver housing, ora a studentati, con una pianificazione che in questo momento ovviamente dobbiamo fare, anche perché giustamente la società si è concentrata sulla possibilità di sfruttare gli incentivi fiscali nei tempi stretti che ci sono dati dalla norma. Quindi io credo che questa operazione vada salutata con favore, perché restituirà in tempi brevi per delle finalità sociali, e su questo francamente la convenzione è inequivocabile e cita anche tutta una serie di normative a cui questa operazione si riconduce, e prevede espressamente una sanzione di nullità per contratti che dovessero disattendere questa cornice normativa, quindi violare la vocazione sociale di questa operazione. Quindi francamente la convenzione ha una serie di guarentigie molto importanti da questo punto di vista. Sicché, francamente, credo che questi timori, che comunque è opportuno manifestare, è assolutamente opportuno manifestare, siano però ingiustificati a lato pratico. All'amico Salvetti dico: noi abbiamo ragionato sull'inserimento di alloggi ERP in questi immobili, ma abbiamo avuto questo tempo fa, un anno e mezzo fa, sempre una valutazione estremamente negativa dal territorio. Il territorio non voleva alloggi ERP e noi abbiamo agito di conseguenza, tenuto conto che non vedo assolutamente in contrapposizione gli alloggi a vocazione sociale che andiamo a realizzare in via Porro, in via del Campasso,
con gli alloggi ERPE, anche perché io ritengo, forse su questo abbiamo una visione diversa, che il nostro problema in questo momento non è il numero degli alloggi ERPE, ma è semmai il numero di alloggi ERPE che non sono in condizioni di essere locali, locati, perché sono fatiscenti, perché vengono restituiti, distrutti e l'amministrazione non ha le risorse per poterli mettere a posto, ancorché credo che oggettivamente si debba riconoscere che questa amministrazione abbia fatto dei passi avanti molto importanti da questo punto di vista. Noi ci troviamo con un patrimonio ERP in una parte importante di rutto, ma se facessimo un esercizio di fantasia, vorrei dire un sogno, questo patrimonio riuscissimo a riattarlo completamente, io credo che sarebbe pienamente sufficiente a soddisfare l'intera domanda che abbiamo nella graduatoria, da un lato. Dall'altro ritengo che nella graduatoria ci siano soggetti in condizioni economiche tali da poter accedere a social housing. Quindi sotto questo profilo credo che ci sia un'osmosi tra ERP e social housing, che siano due forme alternative ma complementari, o meglio non alternative ma complementari, di risposta all'esigenza abitativa, alla domanda abitativa. E credo che, come correttamente ricordava la consigliera Lodi, e aderisco totalmente a quanto ha detto, abbiamo una deficienza importante di social housing sul nostro territorio, molto più di quanto non sia in altre realtà regionali contigue alla nostra. Quindi noi dobbiamo colmare questo gap, ben vengano strumenti legislativi che ci aiutino in questa direzione, ben venga anche un intervento della regione che certamente chiederemo che vada in questa direzione, perché ho sempre pensato, e lo ribadisco, pur come dire non avrei una grande competenza in questa materia, però poi in questi anni che ricopro questo ruolo di assessore alcune idee me le sono fatte, che veramente il social housing può diventare una modalità per alleggerire il peso che noi abbiamo sulle graduatorie ERP, con dei vantaggi, perché io credo che il social housing offra anche delle modalità di maggiore responsabilizzazione per chi vive in un alloggio pubblico, che spesso invece non troviamo nell'ERP, che sovente viene anche inteso come una forma di assistenzialismo puro. Noi sappiamo che le forme di assistenzialismo puro necessarie, ben intese, necessarie soprattutto per intercettare una fascia di popolazione particolarmente problematica, sovente queste forme di assistenzialismo puro però non aiutano quei processi di responsabilità, di accompagnamento all'autonomia delle persone. Io credo che quindi l'ERP, da questo punto di vista, proprio anche come linea di indirizzo politico dell'assessorato, debba essere assolutamente implementata. Per quanto riguarda le domande del consigliere Grillo, allora, intanto lo ringrazio anche io, perché è sempre molto molto attento, molto sensibile, ci richiama anche alle pronunce storiche del Consiglio Comunale, e quindi insomma lo ringraziamo per questo. Allora, sul tema del parco sinceramente non so rispondere con dovizia di particolari, perché se ne sta occupando la collega Cenci, io me ne sto occupando per la parte legata ai lavori pubblici. Sapete che adesso noi ci stiamo concentrando sul memoriale, c'è questa grande sfida di posare la prima pietra il 14 d'agosto di quest'anno. Ce la metteremo tutta, ci sono alcuni problemi legati, ne ha parlato anche il sindaco lunedì quando c'è stata l'inaugurazione di tipo idrogeologico. Comunque su quello ci stiamo ragionando, ne avevamo già parlato in una commissione, il famoso milione donato da ERG è andato il proprio oggetto di un disciplinare tra il comune e la fondazione per il memoriale, per la costruzione del memoriale. Per quanto riguarda il tema del gasometro, sapete benissimo che la soprintendenza ne ha precluso la demolizione, quindi in questo momento resta come testimonianza storica e poi si vedrà, e direi che credo di avere risposto a tutte le domande del consigliere Grillo. Per quanto riguarda il consigliere Bernini, prendo atto delle sue osservazioni, ma sostanzialmente si riconducono a quelle espresse da Franco Ravera, quindi su questo mi richiamo a quanto ho già detto. Grazie.
Grazie, vice sindaco. Leggo nella chat che ha fatto richiesta di intervento il consigliere Crivello. Prego, consigliere. Sì, grazie presidente. Ma un intervento che sarà breve, perché, come dire, non perché io non consideri questo confronto utilissimo, ma perché alcuni interventi che mi hanno preceduto li condivido. Ma vorrei ricordare che però stiamo parlando, poi qui non si tratta di fare la graduatoria di chi conosce meglio quella realtà. Sicuramente sono tra coloro i quali la conoscono, di una realtà complessa, insomma, perché la tragedia che è stata ricordata, gli abitanti che sono stati sradicati dalla loro realtà, io vorrei ricordare a chi non l'ha scordato quanto fu aggredito verbalmente l'amico Franco Ravera da rappresentante di Autostrade quando nel luglio di qualche anno fa convocammo una commissione ad hoc, no, per riflettere sulle disagi che subivano gli abitanti di Piaporro a causa di i lavori notturni e la caduta anche di calcinaggi, eccetera, eccetera. No, perché, come dire, poi leggendo ancora in questi giorni le dichiarazioni, veramente avrebbe voglia di pensare che neanche senza processo, io sono sempre stato un garantista come molti quelli che colleghi che ascolto, sarebbe il caso di prendere alcune persone e buttare via la chiave proprio per sempre. Ma dico realtà complessa, perché abbiamo dovuto fare anche un emendamento per ricordare alla Giunta che il parco sotto il ponte non è in Valpolcevera, ma dal punto di vista municipale, perché stiamo parlando del centro ovest. Poi figuriamoci se Michele Connaghi si offenderà rispetto a quello che dico. Dopodiché culturalmente, storicamente, quella parte di territorio si è sempre sentita, diciamo, più Valpolcevera. Perché? Perché andavano a scuola alla Ariosto, andavano in chiesa a San Bartolomeo della Certosa, per ragioni soltanto geografiche, Michele. Però questo testimonia la complessità. Addirittura spesso ci si scorda che i municipi che in qualche modo gravano su quella parte di territorio sono tre, non sono due, perché vi è anche il Medio Ponente, che spesso ci scordiamo. L'isola ecologica che su quale è crollato il ponte è praticamente a Certosa, ma è il centro-ovest anch'essa. Quindi stiamo parlando di una realtà complessa. Io devo dire che ho sentito, come sempre, interventi molto civili da parte di Franco, da parte del mio presidente, che saluto, al quale auguro buon lavoro, anche da parte degli amici del sindacato. Allora, ho colto anche un po' di autocritica, se non mi sbaglio, da parte dell'assessore Picciocchi. Allora, cercando di sfruttare al meglio il suo buon senso, io penso che sarebbe utile far tesoro delle cose che sono state dette. Poi io non voglio sollevare dubbi, perché poi si dovrà votare questa roba. È chiaro che il percorso amministrativo, io mi sento garantito, vice sindaco, da parte della Giunta, rispetto a tutto quel percorso che ha visto naturalmente una più che legittima ricollocazione degli abitanti, e il fatto che adesso si faccia un uso che viene descritto nella delibera, sono certo che siamo tutti garantiti da questo punto di vista, se non è chiaro lo specifico meglio. Però facciamo tesoro di questa roba, perché anche il documento forse non è stato inviato, Franco e presidente Tosa, all'assessore Picciocchi, adesso stavo guardando, è stato inviato a tutti i capigruppo del Consiglio Comunale, al presidente della Commissione Grillo, al presidente Baccaletto, dove in qualche modo si riassumono le considerazioni fatte da Franco Ravera, che io come gruppo direi che condivido, nel senso che sono assolutamente di buon senso e che richiamano le cose che sono state dette. Quindi l'invito che io faccio è questo: consideriamo la progettazione, ma non è retorica, consideriamo la progettazione partecipata come un valore aggiunto dalla politica in generale, in maniera trasversale, e quindi ampliare in qualche modo la collaborazione che già c'è stata nel corso di questi anni in virtù della tragedia che abbiamo ricordato tutti. Io credo che sarebbe una cosa che vi farebbe onore, caro vice sindaco, e in qualche modo, ripeto, farne tesoro, io credo che sia un invito che dovete cogliere. Concludo dicendo, peraltro è in grassetto scritto da parte del presidente Tosa, da parte in rappresentanza del comitato, si avvia un percorso partecipativo per definire la progettazione e l'utilizzo. Voglio solo ricordare, per il valore, nessuno se ne abbia male, ma come spesso ci ricorda Grillo,
il valore che ha votare gli ordini del giorno, che è stata approvata anche un ordine del giorno durante il recente confronto sul bilancio, dove si impegnava il sindaco alla giunta ad individuare, facendo riferimento a quel milione del gruppo Erghe, che è stato poc'anzi ricordato, che è stato tutto investito sul parco. Anche su questo io francamente qualche perplessità ce l'ho, ma non è questa la sede per poterla esplicare, ma si impegna il sindaco alla giunta ad individuare nel bilancio le risorse finalizzate ad un programma di riqualificazione, in particolare Palpolcevera, ma non soltanto, e di un percorso partecipativo utilizzando parte delle risorse residue del decreto Genova. Quindi io credo che su questo è stato votato all'unanimità, ripeto, un ordine del giorno ha il valore che ha un ordine del giorno, ma mi pare che vada nella direzione che anche tutti gli interventi che mi hanno preceduto hanno sottolineato. Grazie consigliere. Lascio la parola adesso al vice sindaco Picciò. Prego. Scusa Riotti, posso una precisazione? Prego Salvetti, prego. Sì, no, perché allora, di là, vabbè, io rimarco sempre qui di quelle bisogno di realtà, anche perché è vero, come dice l'assessore, abbiamo 1300 in questo momento alloggi ERP fermi, ma stante una graduatoria che è 2005, voi sapete quest'anno la graduatoria 2005 è sottostimata, perché con la storia di aver inserito che gli immigrati devono provare, ci sono due sentenze della Corte Costituzionale contro la legge della Lombardia e dell'Abruzzo che hanno detto, mettendo questo limite, non era possibile far accedere, quindi si veniva meno un discorso di uguaglianza. Due sentenze che hanno condannato. E la Regione Liguria, nonostante che abbiamo sentito l'assessore Scaiola proprio l'altra settimana, non hanno intenzione di modificare. Quindi abbiamo un gap di almeno 1000 persone che non hanno potuto partecipare al bando perché dell'impossibilità di produrre l'impossibilità. Quindi avremo sempre, e siccome la graduatoria ora si farà ogni due anni, almeno 3-4 mila persone. È vero che ci sono 1300 che ci vuole, sia libero ogni anno 300, però chiaramente non c'è mai una misura sufficiente a colmare quello che sarà il bisogno. Quindi effettivamente c'è bisogno e prospettiva di allargare la coperta dell'ERP. Lo chiedevo, siccome è interessante questo discorso, perché dentro l'ERP, per il fatto dei redditi, ci si entra, voi sapete, con 15.000 circa ISEE, però si esce, diciamo, con il doppio. A questo punto, allora, se leggo bene la possibilità di accedere, perché si dice qua l'assegnazione che non ha avuto l'assegnazione di locazione e cessione. Allora, se vogliamo fare un'osmosi di chi magari è nella fascia alta dell'ERP e che quindi continua a essere, diciamo, assegnatario, perché glielo consente questo raddoppio del reddito, magari ad accedere anche a questi appartamenti in housing. Quindi, se leggo bene il punto, diciamo, sì, C dei requisiti parla di non aver avuto in assegnazione, in locazione o in cessione. Quindi io parlo di quelli chiaramente che sono in questo momento in ERP. Quindi la possibilità a questi di traghettare eventualmente verso questi alloggi. Grazie. Grazie. La parola adesso al vice sindaco Picciocchi, prego. Grazie Presidente. Non ho molto da aggiungere perché il mio pensiero l'ho già manifestato. Io credo che se i gruppi vorranno presentare dei documenti in consiglio, perché possano tutti essere rassicurati ulteriormente sulle intenzioni dell'amministrazione, sicuramente li valutiamo in senso costruttivo. Ecco. Credo che veramente non c'è divergenza nelle intenzioni, forse il modo di scrivere le cose nel linguaggio giuridico talvolta, come dire, non consente di manifestare pienamente queste intenzioni. Detto questo, ripeto, anch'io ringrazio tutti gli auditi, tutti i consiglieri intervenuti e penso che appunto nella delibera che avremo in consiglio, quando sarà calendarizzato, insomma, potremo eventualmente correggere qualcosa se riteniamo che si possano apportare dei miglioramenti. Grazie. Grazie vice sindaco. Quindi io procederei con le votazioni da parte dei gruppi consigliari.
per la delibera proposta giunta al Consiglio 21 del 21 gennaio 2021. Proposta numero 3, 21-1-2021. Conferimento al patrimonio di SPIM S.P.A. degli immobili situati a Genova, in via Porro, contrassegnati dai numeri civici 5, 6 e 11, e via Campasso ai numeri civici 39 e 41. Approvazione schema di convenzione per il programma residenziale di social housing, student housing, silver housing, delle vie Porro e Campasso. Lega Salvini Premier. Paola. Cambiamo. Abbiamo Italia Viva. Vince Genova. Paola. Paola vince Genova. Forza Italia. Aula. Aula. Fratelli d'Italia. Aula. Ok, quindi per ora vi siete magari collegati successivamente, ma avete detto aula tutti. Quindi Lega Salvini Premier, cambiamo. Italia Viva vince Genova e Forza Italia, Fratelli d'Italia, che sono stati chiamati, hanno detto aula. Perfetto. Grazie. Grazie a lei. Vado avanti. Partito Democratico. Aula. Lista Crivello. Aula. Movimento 5 Stelle di Genova. Aula. Chiamami Genova. Chiamami Genova. Aula. Gruppo Misto. Gruppo misto, aula. Perfetto. L'unica cosa, chiamami Genova, ho sentito una voce femminile. Femminile. E se non sbaglio il collega è uno solo, quindi è il consigliere Putti. Va bene. Quindi gli uffici si sono annotati le votazioni. Direi che possiamo chiudere la commissione odierna e ringrazio tutti gli ospiti, tutti i presenti per i contributi. Grazie a tutti. Sì.